Veramente imbarazzante, inconcepibile che quello lì non è stato ancora esonerato, che quello lì sia ancora con la Juventus. Ma veramente, ma veramente, cosa serve? Cosa serve per esonerarlo? Cosa serve per non vedere più Massimiliano Allegri alla Juventus? Chissà cosa, una retrocessione, non andare in Champions, boh, veramente. L'unica soluzione sono le dimissioni, l'unica soluzione sono le dimissioni. O anzi, o che la società si svegli e che lo esoneri. Semplice. Si svegli e che lo esoneri. Semplice, perché non è, tutto ciò non è accettabile. Tutto ciò non è accettabile. E inizierei proprio con complimenti alla Lazio. Dovevo iniziare, potevo iniziare a inizio video. Complimenti alla Lazio. Complimenti alla Lazio. Complimenti a Igor Tudor che in pochissimo tempo è riuscito a dare un'identità alla sua squadra. È riuscito a dare un'identità alla squadra. Perché oggi il Lazio Juventus, perché ha visto la partita, la Lazio ha meritato la partita, ha meritato la vittoria e la Lazio potevano vincere con più reti di scarto. Nel primo tempo ci siamo salvati il ciulo e siamo usciti col pareggio 0-0. E invece nel secondo, tac, noi abbiamo avuto sempre quei momenti dove segnavamo nel finale, bac, 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 bac. Ma c'è da dire che in 9 partite, c'è da dire che nelle ultime 9 partite abbiamo fatto un punto, abbiamo fatto una vittoria. Dov'è qua? Dov'è? C'è una vittoria. Nelle ultime 9 una vittoria. 4 pareggi e 4 sconfitte. Ma ci rendiamo conto? Poi, cioè, ma neanche la Salernitana. Mamma mia. Ma questo qui se ne deve andare. Altro che impossibile, altro che bla bla bla. Questo se ne deve andare. Questo lo devono cacciare. Questo lo devono cacciare. Non c'è se, non c'è ma, non c'è ca, non c'è ta, non c'è a. Cioè, questo lo devono mandar via. Questo non deve più vedere la contina, non deve più circolare a Torino, non deve più circolare a Torino. Che se ne vada altrove, gli auguro sinceramente i miei sinceri auguri. Gli auguro il meglio, ma al di fuori della Juventus. Al di fuori della. Poi non. Cioè, questo lo ha cercato Real Madrid. Scusatemi per questi argomenti così divisi, ma non so che dire. Cioè, sulla mia testa ho veramente tanti pensieri che boh, che boh. Poi nel gol di Manosi sono stato freddo e tranquillo. Comunque, raga, se vai, grazie mille per chi lo farà, se volete supportarmi, grazie mille di cuore. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate, dicendomi la vostra opinione. Grazie mille di cuore per chi lo farà. Dicevo, nel gol di Manosi sono stato freddo e tranquillo perché, cioè, tre stagioni, 3 anni. Cioè, Sarri, vinto, esonerato. Pirlo, la sua prima esperienza da allenatore, tac, ha vinto ed è stato esonerato. E invece con sto qui, tre maledette schifose, maledette schifose, maledette schifose stagioni e ce l'abbiamo ancora incollato. E ce l'abbiamo ancora incollato perché la nostra società attualmente è assente. È assente. Poi chissà se domani si sveglierà, chi lo sa, ma non credo proprio. Non, cioè, non credo proprio, non credo proprio che lo mandino via, sinceramente, e che vada alle dimissioni, ma rimane sempre una speranza. Rimane sempre una speranza nella quale dobbiamo, noi tifosi juventini, perché chi è vero tifoso juventino odia Allegri, chi è vero tifoso juventino non vede l'ora che se ne vada via sto schifo, sinceramente, sto schifo di persona, perché non, anche in post conferenza, anche nel conferen anche post partita, non ammette, ah, i ragazzi devono stare sereni, i tifosi ci devono sopportare, ma vattene via, vattene, devi andare, da questo momento ce ne usciremo quando te ne andrai, semplice, quando te ne andrai, semplice. Poi, ripeto ancora, chissà in che modo potremmo non vederlo più alla Juventus, chissà se sta sconfitta porterà il sorriso. Porterà il ritorno del sorriso a noi tifosi, a noi veri tifosi juventini, ai veri tifosi juventini, chissà, chissà veramente. Cioè, ti mette dentro De Sciglio che nella partita ha cambiato 10.000 moduli e Chiesa, fai fuori Chiesa per Ildiz, fai fuori Cambiaso, mi metti De Sciglio dall'inizio e ok, Moise, che i cambi imbarazzanti loro, a differenza nostra, con i cambi ci hanno pacchete, con i cambi ci hanno dato una botta. Con i cambi, Igor Tudor è riuscito a dare una botta.
Una botta proprio nel finale. Nel finale. Poi ti metti Sekulov, ma dai, ma povero ragazzo. Danongea Sekulov, ma poveri loro, veramente. Poveri, mi dispiace. Giuro che mi dispiace per loro. Mi dispiace, non mi metto né a criticare né a offendere Sekulov, ma col cavolo, veramente. Ma col cavolo, perché il vero problema, il vero dilemma, il vero disastro di questa Juventus è MASSSSSIMMMIL Massimiliano Allegri. Semplice. Poi è una società. Boh, lo ripeto, perché se avessimo avuto una società SERIA seria, l'avrebbe cacciato da mo'. E invece, oggi, 30 marzo, stiamo ancora con Massimiliano Allegri in panchina. Incredibile. Tutto ciò è veramente, veramente incredibile. Complimenti alla Lazio, lo ripeterei. Complimenti alla Lazio per questa vittoria. Bravo Tudor, bravo Igor Tudor, solo applausi a questa Lazio. Solo applausi. Vi mando un saluto in grandissimo braccio, sempre per sempre fino alla fine. Forza Juventus, sempre per sempre. Allegri out. Ciao, ciao, raga.